Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Siamo di nuovo da soli perché ragazzi, nell'ultimo video che vi lascerò nelle schede in descrizione alla fine di questo, abbiamo fatto una partita direi molto onesta. L'unica cosa, siamo morti come degli scemi, purtroppo scivolando e facendo un fail esagerato. Siamo arrivati secondi, quest'oggi ci prenderemo la nostra rivincita. Inoltre voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei vari social, tra cui il nuovo account su Instagram, Ciris su YouTube con i trattini bassi, ve lo scriverò qui a schermo, dove potete magari seguirmi se vi fa piacere. Sarà più incentrato su YouTube, posterò storie, farò sondaggi, risponderò alle vostre domande, qualsiasi cosa che riguarda YouTube, anche magari qualche piccola anticipazione sui video che dovranno uscire o sui video che sono usciti, eccetera eccetera. Quindi vi invito tutti quanti a seguirmi, ovviamente sempre se vi fa piacere. Quindi direi che possiamo startare la partita, ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo che sempre in descrizione trovate il link della mia Amazon Wishlist, se volete passarci a darci un'occhiata e magari a farmi un regalino, è in continuo aggiornamento, io ne sono molto onorato. Diego trattino abusivo nello shop e ci vediamo in game. Bene signori, eccoci qui finalmente in game, ci buttiamo subitissimo in questa base nemica. Stavolta non andiamo dritti sotto il ponte, scendiamo prima in questa casettina perché alcune volte sotto il ponte non troviamo l'oggetto per spaccare il muro, quindi non troviamo né impulso né C4 né il pugno, martello, cannone, razzo, bravo Matteo, chiamatelo come vi pare, ragazzi, ha talmente tanti nomi ormai sto coso che in realtà non so neanche come si chiama davvero, però non ci facciamo domande. Scendiamo qua perché magari abbiamo un po' più di possibilità di trovare qualcosa e poi andiamo dritti sotto, tanto raga è la stessa identica cosa, se io riesco a imboccare dritto bene. Prendiamo subito una bella armettina, anche perché ho sentito, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Signori, ho sentito che c'era qualcuno che stava atterrando in questa zona. Se io gli imbocco così, non l'abbiamo preso mai nella vita, ma va bene. Andiamo dritti per dritti di razzo? Secondo me sì, raga. Ricarichiamo. Pump. Ok, raga. Raga, ci siamo. Il bot non so che fine ha fatto, dove è andato. Eccolo. Ma sento tanti passi. Forse è sopra, probabilmente, quindi ragazzi, cavoli. Ok, il bot ce lo siamo squagliati. Ci prendiamo la secondaria, quella buona. Raga, quella buona. Ci prendiamo la tesserina e via. Diretti, subito dentro al bunker. Ah, vediamo che armi. Che armi di merda, raga. Che armi di merda. Oddio, un bel cecchinello d'oro. Raga, io devo trovare un pompa però, dai. Cioè, dammi un pompa, dammi delle munizioni pompa. Dammi qualcosa, cioè. Che siamo... Beh, bella questa, questa... Questa è molto onesta, questa è molto onesta. Io probabilmente... Non so, però... Questa è molto forte, raga. Ma anche questa squaglia. Oh! Ok, raga, mi sono cagato in mano. Non me lo aspettavo. Mi ha fatto cagare sotto, raga. Andiamo alla Chug Chug. Anche se non c'ha molto senso, raga. Per niente. Perché è lentissima. Ci mette 15 secondi. È completamente fuori meta. Ma non ce ne frega niente a noi. Ce la prendiamo lo stesso. E ci andiamo dritti per dritti. Raga, damose come non mai. Damose proprio come non mai. Corri Ciris, corri Ciris. Dai, eccolo, raga. Ok. Non ti azzardare mai più a romperci le scatole. Mentre noi cerchiamo di fuggire dal... Non so cosa, ma cerchiamo di fuggire. Ci facciamo Chug Chug. Vedete, raga, 15 secondi. E faccio full. Se la situazione è una situazione tranquilla, ok, la possiamo anche fare, è utile. Ma se la situazione è una situazione tragica, ovviamente ci stanno attualmente delle cure, raga, che sono 10.000 volte più veloci. Poi ci mette, c'è un minuto di ricarica. Raga, non è proprio la migliore delle armi in questo caso, però vabbè, a noi non ce ne frega niente. Siamo riusciti nel nostro intento. Ci siamo presi il bunker. Io direi che, e via, sta bella Mustang blu. E scendiamo, raga, corremo
proprio come non mai. Ok, un bot è andato. Bot 2 è andato. Bot 3 capo. Adesso è andato. Ok, ottimo. Allora, questa qui è leggendaria, è la stessa che avevo io. Però vabbè, c'è un colpo in più, ce la abbiamo. La tesserina, ce la prendiamo? Ce la mettiamo? Vabbè, non lo so, non lo so. Ci prendiamo i succhi. Eccolo qui, il nostro caro amichetto. Easy, raga, easy. Easy, proprio così. Oh, 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 chi è, chi è, chi è? Chi sei, chi sei, chi sei? Da dove esci, oh? Amico mio. Come te permetti di venirmi a rompere le scatole proprio così incazzato, tra l'altro? Ok, raga, questo ce lo siamo squagliati così. Proprio easy, easy instant. Ok. Buono, raga, ce lo siamo portati a casa questo, dai. Da dove? Eccoti, amico mio, t'ho visto. Ci disse la sua mira, raga. Però lo siamo portato a casa, così non t'azzardi più a darci fastidio. No? Che dite, raga? Se l'è meritato? Secondo me sì. Scemo tutte le armi di Cristo. In realtà no, no, non diciamo una cosa del genere, perché tanto il karma è stronzo e quindi ci porta male. Oddio, il cecchino d'oro, bello. Però no, raga. No, 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 no. Questo game non me lo sento da cecchino. Sto game me lo voglio fare così, con le armi, che secondo me, raga, è la miglior cosa. Questa era un botarello a pedali che stava sparando non so cosa. Eccolo. Non l'ho preso mai, neanche una volta nella vita. Oh, raga, c'è. Che mela c'ho stamattina, ne vogliamo parlare? Però c'ho le armi buone, quindi te squaglio lo stesso, nel senso, non è che... Dino Giorgo, mi dispiace, ma lei purtroppo deve morire, perché non possiamo rischiare di... Allora, ci prendiamo questi un secondo al volo, raga. Anche se siamo scoperti, non si fa sta cosa, è vero, non si fa. Però noi siamo veloci, ci piace il rischio, ce la rischiamo così, vai, diretti, dai. Salimo con Rift, va, che è meglio. Che è meglio, allora, qui c'è gente. Ok, quello con il rocket si sta dando. Quindi ha preso sicuramente già tutto quanto il loot. Noi vorrei salire un attimo qui, perché qui sotto stanno sparando. E anche in modo molto cattivo. Diamo un po' fastidio a qualcuno. Che dire. Questo mi sembra abbastanza velocino. Velocino, più o meno, a buildare. Quindi, raga, a me proprio da nalla a pusha non mi va. Però dare un po' di disturbo mentre fai da con qualcun altro è interessante, perché magari ce lo facciamo e poi pushiamo cattivi. Questo è morto. Vai, craccato. Ok, signori, Cheese on Fire. Ce n'è uno qui sotto, raga, che mi ha provato a sparare. Come sei permesso? Come ti sei permesso, amico mio? Ok, tu muori. Qui sotto ce n'è un altro, raga. Allora, ci spostiamo. Là sotto ce n'è uno. Io magari cerco di vederlo. Da qua è un po' difficile vederlo. In realtà non è stato proprio la migliore delle mosse. Quello tanto rimarrà a camperare lì dentro. Ma io ne sono sicuro al 100% che quello rimarrà lì dentro, raga. E noi probabilmente contro di lui ci moriremo, perché tanto quello sta camperato nascosto. Ci vede e te spara. Oh, no, sento passi. Ci sono dei passi qui. Ok. Ok, raga. Ok, raga. Da dove? Da lì ci hai sparato. Eccoti, t'ho visto, amico mio. E tu dovrai morire adesso. Per la gloria, sei un bot. Dovrai morire, raga. 1v1. Che dite? Ce la possiamo portare a casa? Forse sì. Forse no. Chi lo sa? Speriamo di sì. Ovviamente, perché siamo arrivati fino a qua. Raga, dobbiamo arrivare anche fino
alla finals. Questo sta sull'alberi, sta a fare scimmia, guardalo, guardate, ma ricordatevi che tanto. Eccolo invece no. Eccolo invece no. Sì! E ci balliamo anche così, signori. Un bel ballettino ci stava, dai. Ci facciamo un bel ballettino tattico. Anche un piccolo user, giusto per far pochi ancrogeni. Sì! Ci siamo. Oddio, sto a morire, raga. Ci siamo portati a casa la vittoria reale. Onesto, quindi ci siamo ripresi dalla scorsa cosa. Abbiamo fatto 14 kill, raga. Direi non male. Precisione 18%, vabbè, abbiamo un po' smirato. Però sti cavoli, raga, 14 kill molto oneste, signori, oneste. Siamo portati la vittoria a casa. Finalmente ci siamo ripresi dal fail dell'ultima volta. Dai, è così. E niente, che dire, signori, io sono felice. Sono un bimbo felice oggi. Quindi vi invito a lasciare un mi piace qui sotto se vi è piaciuto il video, un commento di supporto ovviamente, raga, e condividete il video con i vostri amici. Vi ricordo, passate da Instagram nuovo, che è dedicato solo a YouTube, sempre in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Bella, raga.